poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, ben trovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo insieme subito i servizi in scaletta nel nostro sommario. Polemica fanno invece per il blocco dello smart working dei dipendenti comunali. Sindaci e governatori, il sondaggio del Sole 24 Ore, sentiremo l'opinione dei marchigiani. E poi un flash mob degli agricoltori per fronteggiare il problema dei cinghiali, la lavanda a Camerino ed infine ad Urbania un interessante ritrovamento dell'epoca preromana. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo subito dal primo sindaco di Fiastra. Aveva emanato un'ordinanza appunto per limitare l'accesso alle lame rosse, poi le cose sono un pochino cambiate. Rivediamo il servizio di Silvia Barchiesi dal videogiornale dell'8 luglio. Sono rimasto basito, si dice, no? Semplicemente perché non mi aspettavo la reazione di tante persone dove pensano che la montagna è di tutti e tutti la possono godere indistintamente e come pare a loro. Non è così. Tutto quel polverone sull'accesso contingentato e a pagamento alle lame rosse il sindaco di Fiastra non se l'aspettava. Mai avrebbe pensato che la sua ordinanza antiassembramento, che prevedeva un biglietto di 3 euro per gli over 15 e un tetto massimo di 600 ingressi al giorno per ammirare il Grand Canyon delle Marche, potesse scatenare una pioggia di polemiche. Non solo sui social, a mobilitarsi infatti anche il CAI e la Comunanza Agraria di Fiegni, che di fatto è proprietaria dell'area. E così ad appena 20 giorni dalla firma del provvedimento, il sindaco si è ritrovato a revocarlo, tutto annullato. L'accesso alla Cappadocia delle Marche per quest'estate rimarrà libero e gratis. A poco, inoltre, sarebbero servite le limitazioni solo dal lato Fiastra, visto che il sito è accessibile anche da Cesta Palombo. Se era stato previsto un ticket per l'ingresso da Fiastra di 3 euro, l'ingresso da parte della porta di Cesta Palombo era gratuito, pertanto l'afflusso di gente poteva stravolgersi da Fiastra a passare tutta a Cesta Palombo. L'afflusso selvaggio di visitatori nella scorsa stagione estiva ha raggiunto il suo culmine, sfiorando quota 32.000 visitatori contro i 2.500 di soli 5 anni fa.
Di qui l'idea di un accesso contingentato a pagamento per salvaguardare il sito naturalistico a rischio deterioramento e per evitare assembramenti. Per gestire gli ingressi, il Comune aveva anche pubblicato una manifestazione di interesse e 3 associazioni avevano pure risposto all'appello. Per quest'anno però non se ne fa nulla, è tutto rimandato al prossimo. Annullo tutto, chiedo all'ente parco di farsi promotore di un tavolo dove ci stanno tutti questi soggetti che possono essere interessati alla salvaguardia di questo territorio. Però una cosa è certa, non è possibile che tutti vadano liberamente. Questo bene va salvaguardato e per salvaguardarlo ci vogliono delle regole. E altre polemiche, stavolta attorno al sindaco di Fano, Seri, che ha deciso di interrompere lo smart working dei dipendenti comunali e farli tornare nei loro uffici. Sentiamo Daniele Andreani dal videogiornale del 5 luglio. Io cerco di rappresentare al meglio questo mandato che i cittadini mi hanno affidato e non voglio deluderli. Se in alcuni momenti bisogna prendere alcune scelte, io le assumo. E la scelta il primo cittadino l'ha presa: far rientrare tutti i dipendenti comunali che fino a qualche ora fa erano in smart working in presenza nel palazzo comunale. Ne rimanevano pochi a casa, in quanto la maggior parte erano già rientrati da diverse settimane. In risposta alle polemiche che sono emerse, la scelta del primo cittadino sarebbe nata per ragioni logistiche e per garantire la continuità del lavoro. Noi abbiamo adottato questa delibera del rientro anticipato dello smart working in presenza. Ma non è un'iniziativa contro lo strumento dello smart working, che riteniamo che sia uno strumento utile, interessante, innovativo, che dovrà essere utilizzato sempre più. Però è uno strumento che deve migliorare la qualità del lavoro del dipendente, ma deve anche aumentare la produttività. Deve essere, perché non dobbiamo dimenticare che chi ha una responsabilità nella pubblica amministrazione deve garantire un servizio al cittadino. A comunicazione avvenuta, i sindacati congiuntamente hanno mosso critiche al provvedimento, innanzitutto sottolineando il fatto che lo stato d'emergenza dura fino al 31 luglio. Dunque lo smart working sarebbe uno strumento per lavorare in sicurezza almeno fino alla fine dell'emergenza. Inoltre non ci sarebbe stato un confronto con i sindacati prima della decisione intrapresa. Il focus sindacale è ora diretto nei riguardi dei più fragili, che devono essere tutelati nel loro ritorno in presenza. La necessità di intervenire con una delibera di giunta su questo tema senza preventivamente avviare un confronto con il sindacato per discutere di questo strumento lavorativo ci ha lasciato molto sorpresi. Non ci sono piaciute le motivazioni con cui la Giunta è intervenuta. Lo smart working l'ha definito il governo in fase emergenziale e lo sta preparando per il futuro, per quello che sarà uno smart working ordinario. Non riguarderà tutte le attività, riguarderà quelle che possono essere svolte e sono rivolte a migliorare l'erogazione dei servizi a vantaggio delle imprese e dei cittadini. I dipendenti critici verso questo provvedimento ribadiscono l'utilità del lavoro a distanza, considerandolo uno strumento anche per il futuro che consentirebbe di lavorare di più e con maggiore efficienza. Come mamma, io ho 5 figli, per me lo smart working mi ha consentito di lavorare con molta più serenità. Se io mi rompo una gamba, adesso io ti chiedo la malattia. Se invece avevo la possibilità dello smart, lavoravo in smart a casa. Se io ho la figlia che sta male, adesso io mi prendo il certificato medico e sto a casa con mia figlia. Se invece ci fosse lo smart working, io lavorerei da casa. Abbiamo parlato di 2 sindaci e torna il sondaggio dell'autorevole Sole 24 Ore per conoscere il gradimento dei cittadini verso i loro amministratori. Tra i sindaci il più apprezzato è quello di Ascoli Piceno, nella nostra regione. Tra i governatori Acquaroli si piazza al 7° posto a livello nazionale. Allora noi abbiamo voluto sentire il parere dei marchigiani con Daniele Andreani dal videogiornale del 6 luglio. È uscita in queste ore dal Sole 24 Ore la classifica sul gradimento di sindaci e governatori regionali, realizzata da Noto Sondaggi. Nell'elenco tra i marchigiani salta all'occhio la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che risulta prima donna in assoluto tra i sindaci. Tra gli uomini in alto il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, al 3° posto. E in crescita il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che ha guadagnato un più 1,7% di consensi. L'unico stabile è il presidente marchigiano, Francesco Acquaroli, che si mantiene fermo al 7° posto tra i governatori. Un gradimento da parte dei marchigiani continuativo nel tempo. Sembra che stia facendo un buon lavoro, anche in questo momento di difficoltà, di pandemia, siamo ritornati in zona bianca, le Marche, non è che dico grazie a lui, però insomma. E per quello che ho potuto vedere mi sembra una persona competente, che si sia fatto carico di quelle
che sono le responsabilità del ruolo. A me mi piace Arcaroli, non so da quella parte lì, però per me è un buon presidente. Sì, è positivo, se segue del tuo passo speriamo bene. Posso dire che è un uomo sicuramente carismatico, dato che comunque è riuscito a ricevere il consenso, però su quello che poi adesso attui nel reale non saprei dire. Ecco. Eccezionale, perché è una persona molto seria e quello che ciò dice fa. Tra i cittadini anche molti contrari alla politica e alle scelte intraprese dal governatore. La maggior parte delle critiche riguarda la gestione della pandemia. Al momento non ho particolari entusiasmi, trovo la regione molto burocratica. Li vedo ancora un po' in difficoltà e non so se riusciranno a realizzare tutto quello che hanno promesso, insomma. Li vedo un po' litigiosi internamente. Tante cose potevano essere fatte sicuramente meglio. È vero che l'emergenza è emergenza. Penso che potevamo fare qualcosa in più, Acquaroli. Una volta un'ordinanza, se prima sì, poi no. C'è anche chi non risparmia qualche suggerimento e, pur apprezzando sostanzialmente l'operato del presidente, auspica che si concentri su alcuni importanti ambiti, come quello della crisi economica. Magari riuscire adesso con la crisi un po' di delocalizzazione che stiamo effettuando nell'industria, sta succedendo, magari riuscire a tenere un po' più di produzione di industria di polso qua nel territorio marchigiano. Nelle zone del terremoto spero che faccia qualche cosa di molto interessante. Riportare l'equilibrio naturale è l'obiettivo degli agricoltori marchigiani che hanno dato vita ad un flash mob proprio davanti alla sede della regione per dire stop ai cinghiali. Daniele Andreani dal videogiornale dell'8 luglio. Stop cinghiali. È questo l'hashtag attorno a cui si è concentrata la manifestazione della Coldiretti ad Ancona. L'associazione, insieme a vari agricoltori, si è riunita non solo nel capoluogo dorico, ma anche in altre città d'Italia per chiedere alle istituzioni di trovare soluzioni al problema dei cinghiali. Una piaga sociale, così è stata definita la problematica, poiché i cinghiali danneggiano le coltivazioni, ma rappresentano un pericolo per l'incolumità delle persone, visto che sono sempre di più gli incidenti che avvengono a causa loro. Chiediamo anche un censimento obiettivo ed oggettivo di quello che è il reale numero degli ungulati sul nostro territorio, perché poi chiaramente in base a questo dato si può costruire un piano di abbattimenti e di selezione diverso e migliore che possa andare incontro alle esigenze del mondo agricolo, ma non solo, anche del mondo ambientalista e del mondo dei centri urbani, che rivendicano la necessità di mettere i cittadini nella condizione di poter uscire dalle proprie dimore con serenità, senza il rischio di incontrare branchi di cinghiale. Tra le richieste alla regione, quella di ripristinare l'equilibrio degli ambienti naturali, provvedendo ad una selezione ragionata dei cinghiali, se necessario attraverso vari mezzi. L'istituzione regionale è pronta ad impegnarsi rivedendo l'attuale normativa che impedisce il contenimento dei cinghiali e al contempo è disposta a mettere sul tavolo proposte da condividere con i vari ministeri. Non possiamo lasciare gli agricoltori davanti ai danni da soli, stanno quasi raddoppiando i danni agli agricoltori, 700 incidenti l'anno e il tema è in assoluto aumento ed è fuori controllo. Da una parte c'è ministeri che bloccano la cattura e dall'altra ministeri che ci dicono addirittura che c'è il rischio della peste suina, quindi bisogna che si faccia una modifica della legge 157 e si dia la possibilità alle polizie di lavorare. Aumentano giorno dopo giorno le segnalazioni della presenza dei cinghiali, soprattutto nella zona del cratere sismico. Tra i comuni particolarmente colpiti ci sono Amandola, Monte Monaco e Montefortino. Se non c'è un filo diretto tra regione, istituzioni, ma soprattutto amministrazioni comunali, eccetera, noi dentro al parco saremo sempre più penalizzati. I cinghiali devono essere assolutamente ridotti in qualsiasi modo, sempre nella tutela del territorio, però o vengono presi seri provvedimenti oppure la vita per noi agricoltori è impossibile e cercheremo altrove. Restiamo in campagna, sono sempre di più i campi nella nostra regione che si colorano del viola, azzurro, blu, tipico della lavanda con la quale si producono saponi e oli essenziali di grande qualità. Siamo andati a Camerino con Marta Vescovi, il suo servizio dal videogiornale del 5 luglio.
In questi giorni è stata altissima l'attenzione sulla fioritura di Castelluccio, finita anche al centro di accese polemiche, ma per godere di scorci meravigliosi nelle Marche basta arrivare a Camerino. Qui siamo in un lavandeto e siamo con la proprietaria Maria Teresa. Ecco Maria Teresa, come nasce quest'oasi? Questo giardino delle lavande, come l'hanno chiamato anche tanti visitatori che sono venuti, nasce nel 2015 con l'idea e lo scopo di recuperare un terreno che era abbandonato insomma da tempo e creare un posto che potesse, come dire, valorizzare questo terreno con questa lavanda, che è una pianta bellissima con tanti pregi, ma proprio la volontà di creare diciamo un posto dove invitare le persone, farle star bene, dare quelle sensazioni di relax e pace che ispira proprio questo campo. Questo angolo di Provenza, nel cuore delle Marche, in località Pian Palente di Camerino, è nato nel 2015. Dal campo, dove vengono coltivati rigorosamente senza pesticidi e diserbanti, i fiori di lavanda finiscono in sacchettini profumati, diventano oli essenziali e anche prodotti per il corpo. Il campo, invece, a luglio, prima della raccolta che avviene ad agosto, si trasforma in un luogo incantato e profumato, dove perdersi con i sensi, passeggiare, ascoltare musica e fare picnic. Appena diciamo le persone arrivano, rimangono così meravigliate per tanti sensi che stimola, non solo quello visivo dei colori, delle tante sfumature di colori che vanno dal viola, dall'azzurro, al porpora, al bianco, i profumi inebrianti, insomma, delle varie essenze. E il tatto, perché si può passare tra i filari, toccare la pianta, annusarla, veramente arricchisce molto, insomma, dal punto di vista sensoriale le persone che godono dei benefici di questo lavandeto. E in più, ecco, mi piace l'idea di creare degli incontri, degli eventi. E adesso un interessante ritrovamento storico ad Urbania, risalente all'epoca preromana. Si tratta di una sagoma circolare in pietra lunga oltre 30 metri, molto probabilmente un monumento funerario. Daniele Andreani dal videogiornale del 5 luglio. Un importante rinvenimento storico arriva da Urbania. In località Cantinaccia, poco fuori dal centro, si sta scavando su un'area in cui è stata rinvenuta una grande sagoma circolare in pietra, lunga oltre 30 metri, risalente all'epoca preromana. La scoperta è arrivata grazie a dei sopralluoghi che sono stati effettuati a partire dal 2019, congiuntamente tra Soprintendenza, Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale e Arma dei Carabinieri. Allora fu percepita un'anomalia nel terreno e da lì sono state avviate alcune indagini. Grazie a questi rinvenimenti sarà possibile riscrivere gran parte della storia antica della vallata del Metauro, su cui ancora si hanno poche informazioni. Siamo qui in località Cantinaccia, a seguito di alcuni scavi che prevedevano l'inizio di alcuni lavori, sono state trovate delle cose che hanno fatto pensare alla possibilità che qui ci fosse un tumulo sepolcrale, molto probabilmente uno dei più grandi della regione. Potrebbe essere una delle grandi ritrovamenti storici, probabilmente risalente all'epoca preromana, quindi oltre 2500 anni fa, di cui non si sa niente dal punto di vista storico. La struttura rinvenuta rappresenterebbe un monumento funerario, un vero e proprio luogo sacro nel quale venivano sepolte le personalità più importanti dell'antichità, di qui la sua forma maestosa e visibile. È emerso in tutta la sua grandiosità questo tumulo funerario. Per tumulo intendiamo un grande monumento che doveva collocarsi quindi sul fondovalle dell'alta valle del Metauro e costruito con grossi blocchi di pietra disposti a formare un cerchio. Questo cerchio, che ha un diametro di circa 30 metri, ma in realtà con le indagini di questi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una struttura molto più grande. Dai prossimi giorni l'area sarà visitabile al pubblico, consentendo ai visitatori di assistere in tempo reale ai lavori degli archeologi e dei restauratori. Una volta portati alla luce altri resti nell'area, l'obiettivo è quello di aumentare l'offerta turistica del comune, facendo scoprire quest'area anche ai turisti. L'offerta turistica che potrebbe cambiare davvero la svolta di questa vallata, perché chiaramente una scoperta del genere si unirebbe già al pacchetto che noi diamo a livello di cultura e di turismo ambientale, e questa sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Allora, a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci.
Bianco, in collaborazione con... Un punto di riferimento per le vostre esigenze di mobilità. A 360 gradi. A Senigallia, Mariotti è autonoleggio, auto-officina, elettrauto. L'autonoleggio Mariotti Massimo a breve e lungo termine dispone di un parco mezzi in grado di rispondere ad ogni tipo di necessità, sia professionale che per il tempo libero. Disponibili da Mariotti furgoni da lavoro, diverse tipologie di autovetture, dalle city car alle ammiraglie, furgoni passo lungo 7 e 9 posti per un viaggio comodo in compagnia, ma anche gli scooter di diversi tipi fino all'Harley Davidson. Insomma, per tutti i gusti e a tutti i prezzi, con costi convenzionati in caso di noleggio prolungato, con pacchetti veramente interessanti. E per il noleggio a lungo termine, il cliente può chiedere a Mariotti qualsiasi tipo di auto del modello e colore preferito che gli verrà consegnata nuova appena immatricolata. Tutti i mezzi noleggiati da Mariotti sono comprensibili assicurazione RCA, casco, furto, incendio, atti vandalici, fenomeni atmosferici, cristalli e assicurazione autista. Dovete solo ritirare e iniziare a viaggiare. Informazioni e disponibilità sul sito www.autonoleggiosenigallia.biz. L'autofficina Mariotti Massimo è inoltre tutto per la meccatronica della vostra auto. Manutenzione per ogni marca e modello anche in garanzia grazie alla sua adesione al gruppo Punto Pro. La revisione dell'auto e delle bombole metano e GPL con servizio esterno. Un intervento tempestivo per ogni problema meccanico con vetture sostitutive per la clientela. Chiarezza e correttezza. Tanti anni di esperienza nel settore. A Senigallia, in via delle Genziane 18, Mariotti Massimo è autonoleggio e autofficina. Per gli automobilisti, un punto di riferimento.